potrebbe essere un'altra patata bollente nelle mani dell'amministrazione comunale, quella delle famose casette di legno in Piazza Duomo. Dovrebbe arrivare a breve, infatti, a 6 commercianti delle casette di legno e anche a quelli della villa comunale un provvedimento delle opere pubbliche comunali per sgomberare le aree dai manufatti, per permettere la realizzazione dei villaggi rosa del Giro d'Italia che farà tappa all'Aquila il prossimo 17 maggio, così come richiesto dall'organizzazione del Giro d'Italia. Di fatto ai commercianti ancora non è arrivato nulla di scritto, ma la cosa era già nell'aria da un po' e la Polizia Municipale tempo fa aveva già censito gli occupanti delle strutture di legno. I commercianti intanto non ci stanno e hanno incontrato il segretario regionale CISL Vincenzo Lucente, il segretario provinciale CISL FPC Giuliana Vespa, il segretario provinciale FIADEL Piero Peretti e il segretario provinciale CISL terziario Maurizio Panepucci. L'impegno preso dai sindacalisti è quello di attivarsi immediatamente con l'amministrazione comunale per capire cosa hanno in mente e conoscere il futuro di questi artigiani. Se è vero che queste persone, dice la Vespa, dovranno lasciare la piazza, vorremmo sapere se si è individuato già il posto dove ricollocarle. In un momento come questo l'Aquila non può permettersi di perdere neanche un posto di lavoro. L'assessore al commercio e vice sindaco Raffaele Daniele, intanto, che ha ereditato le deleghe dall'ex assessore Piccinini, sta valutando anche questa situazione. Di certo si sa che Piazza Duomo sarà oggetto, come confermato da Daniele stesso, di un imponente intervento di riqualificazione e ricostruzione al quale sta lavorando con il sindaco. La storia delle casette di legno risale al post-sisma, ma ora rischia di creare molti malumori tra i commercianti. Una soluzione è quella di collocare queste strutture che l'allora amministrazione guidata da Massimo Cialente pensò in accordo con la CNA per riportare artigianato e vita in città quando la situazione era ancora complicatissima. Negli anni poi la posizione dei commercianti non è stata mai regolarizzata, nonostante abbiano chiesto più volte di essere in qualche modo autorizzati pagando l'occupazione del suolo pubblico. Ad oggi le casette di proprietà dei commercianti hanno all'interno attività di artigianato locale, forniscono anche un ruolo guida per i turisti che giungono all'Aquila. È chiaro che le casette avrebbero pure bisogno di manutenzione, ma i commercianti avevano già chiarito che avrebbero eseguito i lavori una volta conosciuto il loro destino. Si attende insomma di conoscere la volontà dell'amministrazione. Precedentemente era stata paventata l'ipotesi di uno spostamento in Piazza d'Armi, ma questa idea non piace a nessuno di loro perché snaturerebbe il senso stesso di queste attività.